scusate. No, io sono pazza di questo film, Fabrizio. Accomodati, grazie per essere con noi. Parte Viva Lucio, sono un po' di giorni tra Luca Dalle e Battisti, siamo... Tu che rapporto hai con la musica? Beh, rapporto vivo, sempre vivo. Poi Dalla era proprio una colonna sonora costante della mia adolescenza e di quando ero ragazzo. Cioè Dalla, ecco, nelle compilation non mancava mai. Dalla, e, quindi André, come hai festeggiato i suoi 80 anni? Continuandola ad ascoltare, nell'unico modo. C'era Dalla e poi chi c'era? Curiosità tra le... Per me, c'erano tanti perché era un momento di fioritura pazzesca. No, quando tu facevi le cassette come tutti noi, immagino. Allora, non mancavano mai De André, Dalla, Pino Daniele, sempre, Bob Marley, che era una mia passione assoluta. No Woman, No Cry. Cioè. Assoluta, Pink Floyd. Ma la cosetta un po' così da discoteca mai, eh? Una cosetta un po' più scema. Io non andavo moltissimo in discoteca. No, devo dire. No, però sì, anche, Ma sì, dai. Senti, ti ho presentato come uno degli attori... Forse sì, uno dei più bravi della sua generazione. Cioè io era tanto che volevo ospitarlo perché sono pazza di Gifuni, ma questo insomma diciamo gli ammiratori lo sanno. E, il film appunto, adesso ne parliamo, però vi faccio vedere qualcosina di Fabrizio, cioè La meglio gioventù e Esterno notte. No, no, posso Carlo! Da tre giorni! Sì, qua! Ma sei un barbone! Sì, Madonna quanto sei brutto! Ma hai le bonsa d'ascia! Hai le bonsa d'ascia! Un boscaiolo! Dai, Torino, do you like Torino? Torino? L'avvocato, la Fiat... C'han due otti! Dai! Ma, non lo so. Senti freddo? Ma che fai? Ti do questo, eh? No, dai. Berto. Sì. Credo sia arrivata l'ora di andare in branda. No, io non ho sonno. Buonanotte, andiamo. Ciao, Luca. Ciao. Ti ho mangiato? Sì, ho mangiato. Ciao, Frida. Ciao. Ho mangiato anche la frutta. Grazie, eh. Lasci! Entra, entra! Veloci, veloci, c***o! Aspetta, aspetta! Dai! Una delle cose più belle che ho letto. Va bene, sì, stavo parlando di Lehman Brothers, ma non c'entra niente. Allora, con Locascio e Alessio Boni, eravate appunto nella meglio gioventù, ma vi eravate conosciuti studiando. C'era anche Favino. Eravamo compagni di classe, sì. Eravamo compagni di classe, siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso case, cose, libri. Per cui La meglio gioventù è stato un progetto unico. Anche adesso, rivedendo quella scena, mi viene un'allegria pazzesca, perché eravamo molto, molto legati nella vita, proprio nella vita di tutti ancora? I giorni. Tantissimo, tantissimo. Ci sentiamo, ci continuiamo a sentire, a vedere, poi ovviamente c'è il lavoro, però... Chi è il più simpatico? È rimasto un legame... più simpatico... Chi è che fa un po' più pazzerellone? E chi è il più serio? Ma guarda, no, di serio non c'è nessuno. Diciamo, questo ci rassicura. Di serio fra noi non c'è nessuno. Io passo per quello più serio, ma è un grande equivoco proprio. Cioè, è un grandissimo equivoco. Diciamoglielo in diretta, non è così. È un grande equivoco. Ma Gigi è quello più pazzarello, forse, di tutti. Molto, molto simpatico. Gigi Locascio. Gigi, ah sì, no, Gigi, con quale Luigi? Ma sono tre persone fantastiche. E quando vi vedete, tre cosa persone fate? Fantastiche. Quando ci vediamo, qualsiasi cosa. Con le rispettive mogli, compagne, prole, oppure sì, uscite anche. Rigorosamente maschili? No. Familiari. Familiari. E anche. Poi c'è ovviamente Aldo Moro, che tu hai interpretato tre volte. Una volta a teatro e due volte in un film, e poi appunto in Esterno notte, peraltro Bellocchio, è andato benissimo anche sulle piattaforme. Ci saranno i premi adesso. Tu, lui è attore strapremiato, Davide Donatello, Rassi d'Argento, eccetera, eccetera. Esterno notte è uno di quei...
un po' come La meglio gioventù, diversamente come tema, ma è uno di quei progetti che capitano una volta nella vita o una volta ogni 20 anni. E hanno avuto tra l'altro un destino simile, perché nascono tutti e due come miniserie per la Rai, vengono presi al Festival di Cannes, diventano La meglio gioventù vince Certain Regard, Esterno Notte ha avuto un grandissimo successo, escono in sala in due parti e poi ritornano in televisione, quindi sono due cose che hanno avuto un destino simile. E peraltro anche l'Audite l'ha fatto, insomma, ha dato una buona risposta, che non è scontato per un autore così, insomma, non banale, assolutamente non banale come Bellocchio, ecco. Beh, ma Marco Bellocchio è un patrimonio assoluto dell'umanità. Senti, ma tu hai lavorato pure con Battiato. Battiato peraltro ci riporta agli anni 80 di Mixed by Harry, film appunto. Quando esce ora? È uscito il 2 marzo. Il 2 marzo, perfetto. Film marzo. Nelle sale, adorabile, quindi vediamo il Battiato e poi entriamo nel mood anni 80, 70-80, vai. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Come misera la vita negli abusi di potere. Correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Non poteva mancare la più recente, La cura. Tu con tua moglie, Sonia Bergamasco, che è stata peraltro anche lei nostra ospite, com'era Franco Battiato? Era una persona incredibile, Franco. Conteneva mondi proprio. E tra l'altro il mio ultimo ricordo, che in qualche modo si lega anche al film Mixed by Harry, che è un tuffo ora di cui parleremo, nella Napoli degli anni Ottanta, il mio ultimo ricordo è che ho condiviso il palco con lui, perché mi chiamò nel suo ultimo concerto a Napoli, a Piazza Plebiscito, che fu un concerto meraviglioso, per fare delle letture su Napoli. Era una persona speciale, difficile da descriverla a parole. Come ti accolse? Era una parola... Perché anche stravagante, no? Sì, mi fece una presentazione imbarazzantissima, di fronte a 100.000 persone, io ero ammutolito. Ma lui era spiritosissimo, e allo stesso tempo quell'essere massimamente spirituale. Era un grande raccontatore di barzellette, cosa che non si direbbe mai vedendolo, no? Un po' avendo la sensazione dall'esterno. Era una persona molto dolce e soprattutto un artista totale. Neanche lui mancava dalle mie compilation. Ma certo. Correvano gli anni 80, il film parte dal 76, anzi, il film parte con un'inquadratura, diciamo, con un viaggio geniale dentro un carcere. Tu non capisci perché questo poveretto è dovuto andare in carcere, ha degli accenti alla Troisi. Comunque, erano gli anni 80, sentiamo l'Hit Parade di quegli anni. Like champagne, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's my way. Be my lover, be my baby.
fermata prima del turu 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 tu. Sidra Sibilia! Grazie per essere con noi! Eccolo, ciao a tutti, ciao! Parliamone, Gloria! Ma che bello entrare così, che bello! Ciao a tutti! Ma questo film lo hai fatto più per le musiche o più per la storia? Per sentire la musica certo. Al cinema, capito? Che non è un dettaglio. Mi piaceva questa cosa di fare una playlist da sentire a tutto volume. E poi ci ho dovuto mettere delle immagini e una storia sotto perché solo le canzoni non me le facevo mai. Le immagini e la storia sono deliziose, peraltro. Grazie. Il regista, li smetto quando voglio, vediamo il trailer. Lavoro in un negozio di dischi. E che fai, il consulente musicale? Facciamo conoscere ancora più musica e guadagniamo ancora più soldi. E chi c***o è che si compra 5 miliardi di lire in cassette vergini? Rischi zero e diventiamo ricchi, noi e voi. Mi sbatto in galera per non ti faccio scicchio! Il giro d'affari è diventato importante. Quanti fratelli siete? Non siamo due, siamo tre. Chi di voi tre, Mick, siete, vai, Harry? Tecnicamente tutti e tre, soprattutto se parliamo in termini societari. Vai, Harry, di c***o. E lui, no. Siete la prima etichetta discografica in Italia. Questi ci vogliono fare la guerra e noi ci prepariamo a vincerla, mo la guerra. Io volevo solo fare il DJ. Perché poi questo personaggio delizioso che ricorda un po' Troisi insieme ai suoi due fratelli, appunto, voleva solo fare il DJ. Comincia a fare queste cassette che, ripeto, avevamo tutti a casa. Io ne avevo, io le ho buttate, le mie, confesso, da parte di un fidanzato ossessivo compulsivo che mi riempiva di musica, però meno male. Che bello però, no? Sì, sì, vabbè, grazie se mi ascolta. Va bene, dai. No, beh, è una cosa bella, perché adesso però, non si fa più, è no, un gesto bello. Era un gesto bello, adesso si streama le piattaforme, beh, eccetera. Poetico. Invece c'era la cura di dover scegliere le canzoni, no? Esatto, scrivere i titoli, quando la musica aveva una dimensione fisica, che noi diamo per scontato alla nostra generazione, ma i ragazzi non lo sanno che a un certo punto si comprava nei negozi o come in questo caso sulle certo. bancarelle la musica, perché adesso vuoi sentire una canzone e la senti, e invece credo. All'epoca era più... ti devi impegnare per e questi tre fratelli cominciano un po' per gioco, in realtà ovviamente è tutto illegale, mettono su un impero, ovviamente non vi racconto tutto quello che c'è da raccontare, perché... Però vi voglio far vedere un passaggio fondamentale del film, perché si passa attraverso un Sanremo. Quello di quale anno? 91. 91. Bello. Eccolo qui il Sanremo 91. C'era. Tanto per capire, c'era anche Spunta la luna dal monte di Pierangelo Berti dell'Azienda. C'era Masini, lo abbiamo visto, Renato Zero, c'era Me Domingo con Nenè, vabbè. Conduceva? Questo non lo so, aspetta. Chi lo chiede? Luis Fenech e Andrea Occhipinto. Bravissimo! Perché lo sapevo? Sì. Perché... Sì. Ma
quello di oggi. Oggi grande produttore, capito? È una cosa bellissima, oggi grande produttore. E quindi cosa succede nel film? Cosa si scopre? No, in pratica c'era una cosa che faceva impazzire. Intanto Mixed by Ari era la prima etichetta discografica in Italia. Certo. Non era ancora pirata perché non c'era il termine pirata. Il termine pirata viene inventato per loro dopo. Quindi all'epoca era solo chi copiava le cassette, bisognava parafrasare. E la cosa che però faceva impazzire le case discografiche è che loro, il giorno dopo la prima serata, erano su tutte le bancarelle bruciando la compilation, quella ufficiale, che non vendeva nulla. E beh, loro andavano all'Harrison e, diciamo, nel film si cerca questa famosa talpa che loro avevano, secondo, diciamo, la polizia, all'interno del Festival di Sanremo. E poi si imbattono anche nel personaggio di Gifuni, che dopo aver interpretato ruoli serissimi eccetera, fa una specie di bauscia che vuole fare i soldi, che, diciamo così, è più un broglione degli imbroglioni. Poi com'è che fa il tuo personaggio? Personaggio è già contenuto tutto nel suo nome, perché Arturo Maria Barambani già, diciamo, ti racconta un archetipo, diciamo, cioè siamo nella Milano degli anni Ottanta, nella Milano da bere. È uno scaltrissimo amministratore delegato di una grande azienda che fiuta un grande affare e stringe un patto con i fratelli Frattasio, cioè diventa fornitore, fa diventare la sua azienda fornitrice unica. Facendo finta di non capire che non si può fare. Lui non lo sa. Non se ne parla. Se non se ne parla, uno non lo sa. Non se ne parla. Va bene, allora, la morale di tutto questo è che dovete andare al cinema perché vi divertirete. Peraltro è un film, diciamo, di Amarcord, però recente, quindi io, Fabrizio... Forse io pure, Laura, anche Massimo l'abbiamo vissuto. E voi no, tu sei piccolo, ma un po' meno, dai, che anno sei? 87, ma le musiche al limite proprio, diciamo, più CD. Serena, ti dico solo una cosa, io per fare queste cassette telefonavo alle radio locali, chiedevo mettetemi quella canzone, per favore, diciamo allo speaker, che non parli all'inizio o alla fine, che la vorrei registrare tutta. Cioè, già hanno piscato le avventate. E loro te lo facevano. L'ho fatto anch'io, io pensavo per tutto di te. Allora, geniale, è intelligentissimo. Va bene, dai, Mixed by Harry, Harry ovviamente con la E, non la Harry all'americana. È importante una cosa, no, per scoprire il grande segreto, cioè chi è la talpa, il pubblico è pregato di rimanere in sala fino alla fine dei titoli di coda. Che sarebbe una cosa di grande creanza da fare sempre, in questo caso. Ma qui è fondamentale. Qui è fondamentale. La talpa. È fondamentale. Va bene, ragazzi, io queste sono di uno dei nostri autori, ovviamente me le piglio io perché ho buttato le mie. Ora vai, le recuperi. Io mi sono pentita. Serena diceva grazie davvero di quando le arrotavamo. Woodstock 69. Io so, dov'è Enrico Buonanno? Woodstock 69. Vabbè, sì, c'è roba importantissima. La possiamo prendere, buon anno, la vuole Gifuni. Ecco, di casa.